Consigliera Pirovano, per il Movimento 5 Stelle, la parola al consigliere Corrado, prego. Grazie signor Presidente. Signor Sindaco, io qualche giorno fa, quando è venuto a dirci che intendeva autosospendersi, pur se atto rituale, o meglio, rilevare l'esistenza di un impedimento temporaneo, gli ho detto che era un gesto intellettualmente onesto, che apprezzavamo. Questo per un motivo semplice, perché mi sarei aspettato che al termine di questo periodo di riflessione, se si fosse presentato in consiglio, a dire: io ho posto in essere questi fatti e quindi non ritengo di poter proseguire il mio mandato amministrativo, oppure io non ho posto in essere questi fatti e quindi torno a svolgere il ruolo che mi è stato conferito ai cittadini milanesi. Non è così. Non è così per svariate ragioni. Lei oggi ci dice che lei è sereno e io sono sinceramente contento per lei di questo. Una parte di stampa, che ora richiamerò, dice altro, ma soprattutto io mi riferisco al post che lei ha voluto pubblicare su un social network, Facebook, nel quale, al contrario di alcuni interventi che ho sentito oggi, che qualche anno fa sarebbe stato impensabile sentire dal Partito Democratico rispetto ad alcune modalità di gestione della magistratura, penso una cosa diversa. Penso che la magistratura debba fare il suo corso, ma penso anche, così come lei ha scritto, che un amministratore pubblico deve essere moralmente ed eticamente inattaccabile. A me interessa poco se lei verrà o meno condannato per questi fatti, e mi interessa poco anche per ragioni tecniche. I fatti sono di 5 anni fa, in 7 anni e 6 mesi il falso materiale ideologico va in prescrizione. Quindi lei potrebbe non avere una condanna per ragioni procedurali, potrebbe non averla per ragioni di merito, potrebbe averla. A me questo interessa poco. A me l'unica cosa che interessa, da consigliere comunale, da rappresentante di un certo numero di cittadini milanesi, è capire se lei effettivamente ha sottoscritto degli atti che non corrispondevano alla realtà o meno. È l'unica circostanza che oggettivamente mi interessa. Rispetto alla sua trasparenza, signor Sindaco, io mi permetto di ricordarle che circa 2 mesi fa un nutrito gruppo di consiglieri di opposizione ha chiesto la sua convocazione in commissione antimafia. Questo quando, dalla stampa, abbiamo appreso che una procura calabrese aveva appreso da intercettazioni che circa il 70% dei subappalti inerenti a Expo S.p.A. erano andati a finire nelle mani di aziende in odor di 'ndrangheta. Ad oggi lei non è ancora venuto, io mi auguro, oggi ne abbiamo discusso anche in commissione, mi auguro che subito al rientro dalle ferie lei possa darci il piacere di confrontarci con le modalità che ritiene più opportune, porte chiuse, con i giornalisti, senza, con le modalità che ritiene più opportune, su alcune vicende inerenti a Expo che noi riteniamo, nella maniera più assoluta, debbano essere chiarite da lei. E richiamo anche un altro fatto, signor Sindaco, perché qualche mese fa il Movimento 5 Stelle ha fatto un'interrogazione. Ci siamo accorti che sul web dei giornali elettronici, avevano pubblicato due diversi atti, asseritamente entrambi provenienti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che erano relativi alle sue dimissioni da commissario Expo. Uno di questi atti era privo del protocollo, quindi per quel poco che noi capiamo di diritto amministrativo non poteva provenire dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, perché nel momento in cui si consegna viene messo un timbro di protocollo, l'altro aveva invece un timbro di protocollo con una data. Allora noi le abbiamo chiesto, signor Sindaco, se effettivamente le aveva sottoscritto quell'atto, come lo aveva depositato, se c'era un metodo tracciabile, se personalmente a Manichi. Lei non ci ha risposto, ci ha fatto rispondere con un atto, o lo ha fatto il vice sindaco suo Sponte, con un atto con il quale ci ha detto che l'unica ente che poteva rispondere a questa domanda era la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Allora, signor Sindaco, questa non è trasparenza. E non c'è dubbio su questo. È evidente che per qualche motivo lei ha preferito non risponderci. Forse perché,
come oggi pubblica il Fatto Quotidiano, questa non è l'unica questione giudiziaria che lei ha in ballo, perché esistono due procedimenti civili nei quali proprio si contesta la legittimità della sua elezione, che verranno chiamati a fine gennaio innanzi al Tribunale Civile di Milano, e nei quali si dovrà decidere se vi era o meno incompatibilità tra i precedenti suoi incarichi e la sua funzione odierna. E scopre oggi, perché non lo sapevo dalla stampa, che lei sarebbe indagato in altri due procedimenti penali. Uno per false dichiarazioni sulle proprietà, per il quale vi è stata richiesta di archiviazione e pende innanzi al GIP. Questo lo leggo sulla stampa, signor Sindaco, non mi guardi. Io lo leggo e lo riporto. Questa mattina stavo pubblicato questo. Che penderebbe innanzi al GIP Marchiondelli, che si deve pronunciare sulla prosecuzione o meno, e un altro per truffa aggravata per la vicenda delle monete Expo. Anche in tal caso c'è una richiesta di archiviazione della Procura e dovrà pronunciarsi il GIP De Magistris. Quindi tre procedimenti penali e due civili. Ribadisco, che lei sia sereno è una cosa che ci fa piacere, anche perché Milano indubbiamente ha la necessità di avere una guida, su questo siamo tutti d'accordo. Su una questione, seriamente, mi sento vicino a lei e agli altri consiglieri e condivido il suo dispiacere sul fatto che la magistratura, invece di trovare il modo per informarla direttamente dell'iscrizione, come purtroppo spesso avviene, abbia mantenuto i tempi ordinari, perché questa è la realtà, lo dico da tecnico, e quindi la stampa sia riuscita a percepire questa informazione prima di lei. Ecco, però su questo voglio dire una cosa, perché per risolvere questo non c'è bisogno né di privare la magistratura della sua funzione, come con qualche proposta di legge si è provato a fare, né di vietare ai giornalisti di lavorare, così come con qualche altra legge si era fatto. Basterebbe, e qui c'è quantomeno una maggioranza parlamentare, corrisponde alla maggioranza che appoggia la sua amministrazione, basterebbe semplicemente dire che per i soggetti pubblici, quindi quelli che vengono definiti esposti, vi sia una notifica a mezzo PEC immediata, prima ancora che arrivi agli uffici, dove poi possono esserci le fughe di notizie. Non ci vuole molto a risolvere la questione, senza bisogno di andare a toccare altri diritti fondamentali. Detto questo, signor Sindaco, io non sono soddisfatto, ma lo dico con massima onestà, non sono soddisfatto perché mi sarei atteso, glielo ripeto, che lei fosse presentato innanzi a noi a dire sono responsabile o non sono responsabile. Sono responsabile perché ho posto in essere questi atti e fatti, non sono responsabile perché non li ho posti in essere. Un'altra considerazione, perché dalle sue parole, intanto lei ci ha detto che non intende discutere di questo, è legittimo. Politicamente è poco comprensibile, giuridicamente è legittimo. Se io l'avessi assistita, il consiglio che le avrei dato da legale, è chiaro. Però chiaramente politicamente non può soddisfare, a noi soprattutto vista la sua scelta iniziale, questo tipo di risposta. E al di là di questo, noi riteniamo fermamente che il sindaco di Milano debba essere realmente sereno. Quindi ci auguriamo che lei possa venire in commissione antimafia, in quel contesto che riterrà più opportuno, si possa confrontare con i consiglieri che vogliono entrare nel merito di alcune vicende di Expo S.p.A. E questo glielo dico per un semplice motivo, perché io ho intuito qual è la sua linea difensiva. In ogni caso io non ho ottenuto un'utilità, anche se ho posto in essere atti o fatti che possono astrattamente costituire reato, non c'è stato alcun danno e quindi io non sono responsabile. No, signor Sindaco, mi dispiace. Lei aveva dei poteri straordinari come commissario Expo, ma io ho cercato bene. Nessuna legge ha detto che il codice penale veniva sospeso per assicurare l'esposizione universale. Solo l'ex premier si è permesso, con un'affermazione estremamente sibillina, a ringraziare i magistrati per l'attenzione istituzionale tenuta rispetto a Expo. Ma non c'è nessuna legge, signor Sindaco, che preveda la sospensione del codice penale. La questione è se lei ha posto in essere atti o fatti costituenti reato, e in tal caso, a nostro avviso, la sua posizione non è compatibile con quella di sindaco di una città come Milano, o se lei non li ha commessi, e in tal caso non possiamo che augurarle un buon lavoro futuro. Grazie.
Grazie, consigliere Corrado. Per Milano in Comune, la parola al consigliere.